fatto su Instagram, Instagram mi ha tradito, mi ha assolutamente tradito dandomi dei grossi problemi con la telecamera del cellulare, quindi praticamente ho già spacchettato tutti i pacchetti che Wizard mi ha mandato, però ci tenevo a rivedere le carte in una live qua su Twitch che almeno rimane. Fatemi accendere la luce. È un orario un po' così, in un giorno un po' così, e vabbè, non importa. Intanto vi mostro le carte, poi il video sarà caricato anche su YouTube. Io vorrei fare un unboxing delle carte virtuali, cioè praticamente i pacchetti virtuali che ci sono. Ma devo trovare il codice, lo troverò. Iniziamo a vedere le carte. Mi sono arrivate una montagna di pacchetti, cioè immaginate quanti ne ho dovuti scartare. Grazie. La musica è alta, scusate. Immaginate quanti ne ho dovuti scartare per arrivare ad avere questo mappazzone di carte. Ciao Pasquale. Allora, l'espansione di Magic Promessa Cremisi è dedicata interamente ai vampiri, mentre quella precedente era dedicata ai lupi mannari. Lo sapevo che non mettevi a fuoco. Cosa devo fare per avere una telecamera che mi metta a fuoco? Questo unboxing è maledetto. Cioè, è la maledizione dei vampiri, cazzo. Cioè, è allucinante. C'ho la webcam che non mette a fuoco. È la maledizione di Dracula. Ma porca miseria. Niente, ragazzi. Volevo farvi vedere le carte, ma non si vede un cazzo. Cioè, vabbè, ve le faccio vedere qua. Ma porca zozza, guarda. È una roba allucinante. Maledetti computer, maledetto tutto. Comunque, ho ricevuto questo mappozzo di carte che erano diversi pacchetti, tra cui anche i collector, e poi questo box meraviglia delle meraviglie. C'è un bel pipistrello, ovviamente, Promessa Cremisi, che poi è un box per tenere le carte. Dentro c'erano anche qua i pacchetti, c'è un dado, 20 facce. Almeno questa webcam mette a fuoco. Vi faccio vedere velocemente quelle che sono le carte più belle secondo me, che sono queste che hanno tipo un effetto di sberluccico. Chi ha seguito la live lo sa già. Vi faccio vedere quelle più horror e quelle più belle esteticamente. Anche questa non è male. Qui mi ci vorrebbe veramente troppo una telecamera potente per fare dettagli, perché c'è questo bellissimo, questo cielo tutto rosso sangue, qui questo castello con le guglie, insomma, pazzesco. Ci sono anche qua le carte dei terreni, diciamo, in bianco e nero, meravigliose. Questa è una carta stupenda, secondo me, abbastanza horror. Eccolo, ho trovato il codice, ragazzi. Adesso vediamo velocemente due o tre carte, niente di più. E vi anticipo che scriverò un articolo fighissimo, un po' come l'altro, che era fighissimo anche l'altro, su, diciamo, i film a cui si ispiravano le illustrazioni che trovate sulle carte. Bella questa. Ho trovato il codice, ragazzi. E in più, questa è bellissima. Non è particolarmente horror, però è veramente molto... molto bello l'effetto. Anche questo qua praticamente gli sta facendo un salasso, cioè gli sta aspirando il sangue a questo povero cadavere. Vampiri ovunque. Io speravo di beccare il Conte Dracula, ma non l'ho beccato. Credo che sia una carta piuttosto rara. Qua ci sono tutte quelle che c'erano nel collector booster, che sono le bustine con le carte più rare, più potenti, credo. E ci sono tutte quelle riflettenti. Mi piace molto anche questa. Non sono molto esperto di quanto valgano, però ci sono dei siti che vi dicono. Magari ho una carta che vale un botto, non lo so. Forse quelle appena. Questa è meravigliosa. Questa non è molto horror, però ha veramente dei colori stupendi. Mi fa venire voglia di tornare un po' a disegnare. Diciamo che me la cavicchiavo. Mazza che bello. Se volete qualche informazione riguardo al gioco, fate pure, chiedete pure, tanto non so nulla. Non ho ancora avuto tempo. Ho fatto un paio di partite su Magic
Arena, che è la versione gratuita del gioco per computer. Però è talmente assistito che prima di capire bene la dinamica ci vuole un po', nel senso che tu clicchi, vai, segui un po' le istruzioni, in questo è molto semplice, però prima di capire cosa accade devi fare un po' l'occhio. Questa qua spacca di brutto con la motosega gigante. Mi è venuta voglia, perché sono belle da sfogliare, di fare l'investimento e comprarmi il libro, quello con il porta card. Così intanto le proteggo. Ecco, bellissima questa. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Un palombaro morto che abbraccia un marinaio. Insomma, state attenti ai palombari morti. Ecco, questa qua è stupenda. Vediamo se... perché la parte... qua non... ecco, con questa telecamera si vede meno, perché... la parte di costo, le vedete che è viola, e la faccia... sberluccica parecchio, è una figata incredibile. È una figata incredibile. Bellissima anche questa dello stormo di pipistrelli che va a formare casualmente un teschio sulla sagoma della luna. Bellissima anche questa, con il maggiordomo non morto. Chiaramente il vampiro da chi è che si fa servire e riverire? Dai non morti, perché il vampiro è un non morto ma particolarmente intelligente, dal potere superiore. Bellissima questa! Questa è stupenda. Vi ho fatto vedere più o meno quelle che sono le carte riguardo all'espansione dei vampiri. Ci sono tantissime carte appunto con i vampiri, vampire. Di base c'è un... nella storia c'è un matrimonio da fare. Un matrimonio, penso, tra vampiri. E quindi tante carte sono dedicate al racconto di questa storia. Diciamo che chi segue il mondo di Magic segue... e lo fa bene, segue tanto la storia che c'è dietro alle espansioni. Credo che sia quella la cosa che affascina di più. Poi anche avere comunque delle carte nuove, nuove modalità di gioco, nuovi mostri, nuove magie. Sicuramente quello intriga, però anche la storia spacca. Allora, siamo in questa modalità fantastica che mi permette di vedere il gioco. Ora io spero di poter... inserire il codice e fare gli spacchettamenti che non ho potuto fare, quelli veri. Sicuramente gli spacchettamenti veri sono più belli, ma vi assicuro che gli spacchettamenti virtuali sono fighissimi. Sono fighi, sono un po' come gli spacchettamenti di FIFA. Non so se sapete che vanno molto di moda spacchettamenti di FIFA, della... come si chiama? Campionato Master, non so. Dovrebbe esserci una sezione in questo gioco dove io posso inserire il codice... oh, madonna. Dove posso inserire il codice per avere i pacchetti? Forza, su. Come mai non ti carichi? È la maledizione, ragazzi, eh. È la maledizione, sempre. Provo a chiudere qualcosa. C'è qualcosa che ti tormenta? Il mio caro computer? Provo a far ripartire il gioco? Cos'è che devo fare per renderti felice? No, è inchiodato. Va bene, ragazzi. Niente, oggi è così. Cioè, oggi è proprio... c'è proprio una maledizione. C'è una maledizione su questa live, su questo spacchettamento. È sempre partito. È sempre partito. Oggi c'è questa... questa cosa strana. Ho rotto il gioco, ragazzi. Oh, siamo finalmente al caricamento della scena iniziale. Vediamo se cosa succede. Se va, se non va. Ma dai, non ci credo che non va. Sono maledetto. Cioè, che cosa ti manda in sbattimento? Thomas, aiutami tu. Fai una magia benevola. Chiama i Warren. Fammi aiutare dei Warren. No, è andato. Ah! In attesa del server. Magari oggi c'è qualche problema di rete. Allora la rete lo ha disturbato. Oh, grazie al cielo. Oh, per fortuna. Sto buttando fortuna. E infatti cazzo è andato. Allora, io ho già avuto delle buste. Ho già avuto queste due buste. Non so per quale ragione. Perché ho vinto delle partite. Quindi in questo gioco si possono vincere delle buste. E una è proprio di Innistrad. Riscatta codice. Oh, ragazzi, qua è dura, eh. Allora, vediamo se riesco a mettere il codice al primo colpo. O sono veramente un ebete. Via.
Riuscito! E vai! Incredibile! 6 pacchetti! Oh, dai, che bello! Tieni! Oh, raga, allora adesso il nuovo obiettivo, finalmente, possiamo ricrederci. Cioè, non ricrederci nel senso di tornare sulle nostre... cambiare idea, ma crederci again, crederci di nuovo e provare a prendere, provare a trovare il Conte Dracula! Sei d'accordo, Tom? Tu devi scappare? Vabbè, senti, se devi scappare inizio a aprire almeno qualche busta, no? Giusto perché mi sembra giusto. Buste, ecco qua le mie buste. 9 buste! Apriamo prima queste perché non ho... Queste sono buste classiche? Innistrad? Non so. Spirito luce errante. Pensieri sparsi. Spirito... Queste sono... Fanno parte... Ah, qua c'è la... C'è la... Belle, belle, ma non mi dicono granché. Nel mio non sapere nulla. Cioè, io non so se sono forti, se sono deboli. So che però mi piace tantissimo scoprire tutte le illustrazioni. Alcune le conosco già, perché le ho viste ne... Questa cos'è? Carta Jolly. Ah, figo. Provo, via. Ah, questa è una carta che ha una doppia faccia. Bottino dello sterminatore, gente. Ok, ok, dai, andiamo avanti. Ultima di queste, di questo mazzo, questa busta qua, che non so cosa c'è. Non credo che queste facciano parte di dono dei canini. Ah, dono dei canini, sì, fanno parte anche queste di promessa Cremisi. Cremisi. Il dono dei canini. Chi è che di voi vorrebbe avere il dono e la maledizione dei canini? Cioè diventare un vampiro. Questa è stupenda. Io amo questa carta. La versione cartacea è bellissima, ve lo garantisco. Ammazza vampiri. Oh, che figa questa. Via, pescatore instancabile. Sanpei praticamente. Bella, col pesciazzo. Va bene, passiamo alle 9 buste. Forse qua c'è il Conte Dracula. Grande, grazie Tom che mi fai compagnia. L'orario è un po' infelice, ho organizzato velocemente questa live, però non importa. Mi andava di fare questo spacchettamento e farvi vedere, anche perché in realtà la live l'ho già fatta, ma non... No, per un inconveniente non sono riuscito a tenerla. Però possiamo spacchettare questi. Pronti? Io sono lì che aspetto, che spero di trovare. Che bello tutte queste cose. Questa è stupenda. Assistente di cucito con delle parti robot. Una specie di povero vecchio invalido, tutto deforme, con dei bracci meccanici. Goal supremo. Questa, boh, mi dà l'impressione di essere una carta fortissima. Chissà se qualche esperto di Magic sta inorridendo e gli si sta accaponando la pelle sentendo che non capisco niente di questo gioco. Però abbi pietà di me, caro esperto di Magic, e anzi, magari dammi qualche dritta. Via! Bello, molto romeriano, profanatore del cimitero. Andiamo avanti, perché noi stiamo cercando... 8 ce ne rimangono, stiamo cercando la carta del Conte Dracula. Ce ne sono 2 che ho visto, non so se sono più di 2, che raffigurano il Conte Dracula. Lupo dorso spora. Madonna, ma che robe si inventano. Schianta scudi. Questo è sempre lui. Ma questo è un po' strano, questo animale. Diavoli frenetici e via. Ah, è molto interessante sta carta. Casa delle bambole terrificanti. Sembra più ispirata, boh, a qualche film horror con le bambole che al mondo dei vampiri, eh. Però certo, ci sta anche ogni tanto che divaghino. Questa è meravigliosa, ragazzi. Mira la testa. È un'illustrazione stupenda. Con uno zombie che si ritrova una freccia nella fronte. Lupo crestato.
carta jolly non comune. Ma io non ho capito come si usano le carte jolly. Boh, vabbè, lo capirò quando imparerò a giocare. Mente errante. Via. Un guerriero umano. Noi invece non cerchiamo un umano. Abbiamo ancora 6 pacchetti. Noi non cerchiamo un umano. Noi cerchiamo un maledetto vampiro. Quello che mi ha buttato la maledizione sulle mie, sui miei unboxing. Mi piace tantissimo unboxare qua sul gioco. Oh, che figo è. Questa è una carta con doppia faccia. E dall'altro lato diventa zombie, a quanto pare. Paladina. Insomma, troppi umani. Noi vogliamo Sentiero del pericolo. No, non ci siamo, ragazzi. Ancora 5 pacchetti. Via. Tenero. Un'altra carta doppia faccia. Bellissime. Bella questa. Mi piacciono tantissimo quelle con i colori viola, blu. Stupende. Dai su, dai Conte. Lo so che ci rimarrò male. Anche stavolta non troverò il Conte Dracula. Però questa non è male, insomma. Veggente infernale. Ancora 4. Chissà cosa ne pensa Mattias dei disegni. Sì, infatti. Ma non so se ha visto questo video. Secondo me Mattias, che è molto intelligente, li adorerebbe. Perché su queste cose, figurati. Minchia, il Conte Dracula. Non erano Aldo, Giovanni e Giacomo che facevano? Ah sì, è bellissimo quello sketch. 4 buste, vai con la prossima. No, ma tanto non lo troverò mai. Rituale raccapricciante. Popolano spaventato, mannaro spaventato. Beh, mi sembra normale che un popolano spaventato si trasformi in un mannaro spaventato. Bellissima comunque. Malvagità, stupenda quella carta, come sempre. Un gattino. Oh! E via. Pronti? Per un attimo mi è sembrato... È un vampiro, quantomeno. Mi è sembrato un conte. Invece no, è un guardacancelli. Insomma, un guardiano, fondamentalmente. Anche se ha questo aspetto veramente nobile. Mi piace. 3 buste. 3 buste. Vai con la prossima. Lo so che non lo troverò. Il nostro cane Picureo. Bello. Guarda com'è fatto bene l'effetto dei fulmini. Pronti? Via. Una lumaca disgustosa. Non lo so, mi dà l'aria di essere super forte. Provo a leggere cosa fa, ma... Comunque mi è venuto adesso appena un po' di tempo. Anzi, in queste vacanze voglio farmi una sessione di Magic Arena approfondita, perché avrò più tempo in vacanza e... 2. Niente, io mi sono fissato che volevo il Conte Dracula. Ma così, per una mia... Perché io adoro questo personaggio. Ma chi è che non adora il Conte Dracula, insomma? Via! Niente, non ce la faremo. Marinaio dagli uncini, molto bello. Si trasforma in un lupo mannaro. Perché anche in queste espansioni ci sono tanti lupi mannari. Mentre nelle espansioni dei lupi mannari c'erano tanti lupi mannari e tanti zombie. Qua ci sono tanti vampiri e un po' di lupi mannari, pochi zombie, poche streghe. È un po' più incentrata sui vampiri e i mannari. Prosciugare il sangue mi sembra un'attività, un'ottima attività, prosciugare il sangue. Chi non prosciuga il sangue è una persona estremamente incivile.
Via! Cucitore visionario. È molto bella sta carta. Però non è il Conte Dracula. Però è molto bella. Double Face. O pedina creatura. Non so se è una carta double face. Sì, significa crea pedina. Boh, non lo so. Ultimo mazzo. Però ho scoperto che andando avanti col gioco si vincono delle buste. Quindi questo mi intriga. Questo mi intriga. Non so, Thomas, ci sei ancora? Perché tu prima hai portato strabene quando il gioco non partiva. Vorrei tanto che mi mandassi un'altra macumba positiva. Una... sì, una macumba positiva. Mandami la tua positività. Allora, nella speranza che tu sia ancora collegato con me, io accolgo la tua positività e apro l'ultima busta. Ma non mi vuoi bene. Non mi vuoi bene. Non ce la farò mai. È l'ultima carta. Vabbè, tre gnocche, sempre meglio di niente. Vabbè, ci speravo, ci speravo. Comunque, fighissime. Qui ci sono i miei mazzi. Va bene, ragazzi, niente, purtroppo... purtroppo non sono riuscito neanche in questo caso e neanche con le carte vere a trovare il Conte Dracula. Immagino che sia una carta estremamente rara, estremamente... beh, giustamente è la carta top, è il top player. È il top player dei vampiri lui. Quindi è normale che io non l'abbia trovata, nonostante abbia ricevuto diverse carte. Però sicuramente qualcuno con una sola busta potrebbe averla trovata, perché è così che vanno le cose. Sono abbastanza dispiaciuto, ma non riesco a nasconderlo. Questo è tutto per quanto riguarda lo spacchettamento delle carte Magic. Mi spiace che non ho trovato il Conte Dracula.